La mareggiata di venerdì notte faceva veramente paura. La mareggiata sembrava un terremoto. Gli alberi cadevano uno dietro l'altro. La spiaggia se ne andava via, ogni corpo di onde che arrivava si mangiava un metro di spiaggia lineare. Che danni che quelle reclamino ha? Quella dell'altro venerdì è stata una brutta mareggiata. Sì, molto brutta. La mareggiata di venerdì è stata un disastro, veramente un disastro. Voi che danni avete subito? Noi, il chiosco se l'è portato, si è portato la pedana, tutto. Non c'è più il chioschetto qua, il fondatore è portato a terra in mezzo all'acqua. E le bacche? Guarda, non c'è più niente, tutto è spazzato via, quello che però è rimasto intatta. Lo stabilimento perché era distaccato più di 50 metri. Però avete paura, adesso siete al rischio. Certo, abbiamo paura perché ora 50 metri non ci sono più, ci sono 20 metri ora. Invece prima erano più di 50 metri e avevamo ancora più possibilità, e c'era anche un po' di battigia più avanti, c'era la spiaggia, c'era sabbia, ma ora non c'è più niente. Adesso cosa chiedete? Chiediamo che il comune si dovrebbe interessare al più presto possibile a mettere qua, ci vogliono delle masse posate davanti questa battigia. E il mare, invece di avere la furia di mangiarsi la sabbia, arriva alle masse di cimento e si blocca. Danni se ne parla, ma... Ma dicono che devono intervenire, ma quando? Quando intervenisce il comune? Oppure altri enti? Non lo sappiamo. Noi siamo qua con il cuore come una gallina. Oggi ci siamo, domani non ci siamo più. Voi siete aperti tutto l'anno per le reclami, no, però il lavoro si trova maggiormente alle condizioni di come si trova il mare e disagiate delle strade. Gli stabilimenti che sono a mare non possono lavorare in questo modo, non possono. E quali sono soprattutto i problemi che trovate durante l'inverno? Il problema che troviamo durante l'inverno: non abbiamo servizi del comune in danza, che le strade non le puliscono e i posti ci sono pieni di acqua, la gente non può attraversare. Questi sono i problemi che abbiamo noi in periodo invernale, a partire di ottobre fino ad aprile. Signor Ragusa, ogni anno qui il mare crea problemi. Qua abbiamo sempre problemi, qua. Non si può fare o non si può stare bene uno con le attrezzature, non può dare i servizi che vuole uno, perché ha paura qua. Qua c'è paura anno dopo anno. Tra un paio d'anni e tre anni non abbiamo neanche la veneta. Siete nel giro di 7-8 anni già è rientrato il mare di 150 metri, non di 100 metri, 150 metri. Qua manca 100 metri di fondo. È da anni che si parla di fare degli interventi. Ora con questa mareggiata già si è portato qualche 100 alberi. Io faccio appello anche agli ambientalisti che si interessano, perché c'è un progetto qua. Bisogna guardare tutta la veneta e soprattutto anche oggi, e sia la spiaggia e corso. Anche perché scalano molto, più che anni passano più si allontana il turismo. Com'è qui lavorare d'inverno? È un po' triste, però dobbiamo dare servizio, che il turismo gira sempre qua. Purtroppo, come sono io, perché ho tabacchi, i ricarichi, le cose non è che posso dire tutto. Nonostante la mareggiata però siete tutti aperti. Siete aperti, io mi sacrifico. Ma... Organizzerete qualcosa per il Capodanno, per il Natale? Faremo il cenone e forse. Se il sindaco ci permette che ci aggiusta le strade che sono piene d'acqua, perché ci vogliono delle zattere per camminare.